Allora, quello che ci occorre per realizzare questa borsa è innanzitutto del filato. Io vado ad utilizzare il cordino Swan in questo colore celeste, lo vedete su questa rocca, ma è sempre quello nelle buste di plastica, lo stesso identico, solo che questo è un avanzo che avevo io di una cosa che ho disfatto, quindi lo vedete così, però è lo stesso identico dei sacchetti. E in più andremo a usare questo filato con le paillette. Io ho scelto questo colore argento che andremo a mischiarlo e a lavorarlo insieme al cordino Swan per tutta la lavorazione. Vedete che è un cordino argento con delle paillette, ok? Quindi andremo a mischiare i due filati e lavorarli assieme. Il tutto lo lavoriamo con un uncinetto numero 3,5. E poi l'altra cosa fondamentale che ci serve è questo inserto in legno, traforato in questo modo, lavorato con questo disegno, che potete acquistare sul sito www.merceriamari.it insieme a tutto il resto del materiale. E questi fondi in legno li realizziamo noi artigianalmente, quindi se avete bisogno di misure più grandi, più piccole, oppure li volete personalizzati in altri modi, potete contattarci per un preventivo personalizzato. Allora, come abbiamo già detto, dobbiamo prendere assieme i due filati, quindi il filo qui argentato e lo swan, e li andiamo a unire insieme. Quindi facciamo un cappio usando appunto i due filati. Dopodiché dobbiamo, come primissima cosa, andare a rivestire il nostro fondo di compensato. Quindi andiamo ad inserirci nell'angolo qui in alto a sinistra con il cordino, estraiamo i nostri fili facendoli passare attraverso il primo foro e facciamo una maglia bassa. Voilà, a questo punto, sempre qui, diciamo in questo foro qui, rientriamo un'altra volta e di nuovo andiamo a lavorare una seconda maglia bassa, sempre puntando all'interno dello stesso foro. Fatto questo, passiamo il foro a fianco, dove invece andiamo a lavorare una sola maglia bassa. E una sola maglia bassa andiamo a lavorarla per tutti i seguenti fori fino ad arrivare di nuovo qui nell'angolo. Una volta arrivati al termine del giro, come vi dicevo prima, ci inseriamo di nuovo qui nel punto di inizio e andiamo a fare le due maglie basse mancanti. Quindi una e una due. Dopodiché andiamo a unirci con una maglia bassissima e andiamo a chiudere definitivamente il giro. Voilà. A questo punto dobbiamo lavorare solo più su un lato, che è questo. Quindi il nostro punto per ora si svilupperà su questo lato, poi anche sull'altro, ma adesso vediamo appunto solo questo lato. Quindi non lavoreremo tutto girando tutto attorno, ma lavoreremo a pannello solo su questo lato. Quindi ci troviamo qui, il punto che dobbiamo andare a fare alterna una maglia bassa e una catenella, quindi molto semplicemente facciamo una catenella subito, che ci permette, diciamo, di iniziare il giro, e nel primo punto andiamo a lavorare una maglia bassa. In questo modo. Dopodiché a seguire facciamo una catenella. E in corrispondenza di questa catenella saltiamo il punto di base corrispondente. Quindi abbiamo fatto una catenella, saltiamo il prossimo punto, andiamo in quello dopo, dove faremo una maglia bassa. Dopodiché di nuovo una catenella, in corrispondenza della quale saltiamo il punto di base, ci inseriamo nel successivo e di nuovo facciamo una maglia bassa. Così, vedete? Adesso di nuovo una catenella e saltiamo il punto di base corrispondente, quindi nel mio caso è questo qua. Passo in quello dopo e faccio una maglia bassa.
Continuo in questo modo, alternando un punto basso e una catenella per tutto il giro, e dove faccio la catenella salto sempre un punto di base. Una volta arrivati al termine del giro, andiamo a fare una catenella e voltiamo il lavoro. Adesso dobbiamo proseguire nello stesso modo di prima, però dove abbiamo fatto la catenella questa volta andiamo a fare la maglia bassa, e dove prima avevamo la maglia bassa adesso andiamo a fare la catenella, quindi scambiamo la sequenza e l'ordine dei punti. Quindi io qui ho finito con una maglia bassa, quindi il mio primo punto sarà una catenella e vado a farne un'altra che non è quella che ci serve per girare, ma è quella, diciamo, che va a sostituire la maglia bassa del punto. Dopodiché mi inserisco nella catenella successiva e invece vado a lavorare un punto basso. A seguire vado a fare una catenella, salto una maglia bassa che ho qua, vado dove nel giro di prima avevo fatto la catenella, ovvero qui, e vado a lavorare un punto basso. Di nuovo una catenella, salto il punto basso corrispondente, vado dove avevo la catenella di prima e faccio un punto basso. Vedete che sto alternando la sequenza dei punti. Okay, quindi è molto semplice questo punto, perché va ad utilizzare appunto solo maglie basse e catenelle, però resta una grana, un motivo a grana secondo me molto carino, che pur nella sua semplicità impreziosisce la borsa. Quindi proseguo, diciamo, alternando maglie basse e catenelle, e vado a lavorare sempre le maglie basse dove prima avevo le catenelle. Quindi procedo così per tutto il giro. Allora, il giro ovviamente deve sempre finire ed iniziare con una maglia bassa, quindi qui l'ultimo punto è stato per me una maglia bassa. Adesso vado a fare una catenella, volto il lavoro e proseguo la sequenza, quindi alternando i punti, ok? Quindi partirete sempre, diciamo, facendo due maglie basse, cioè facendo due catenelle, scusatemi, perché la prima maglia che avrete sarà sempre una maglia bassa, e finirete il giro sempre facendo una maglia bassa, perché altrimenti sarebbe diciamo impossibile. Quindi proseguiamo in questo modo, alternando il punto, questi due punti, quindi maglie basse e catenelle, e andiamo avanti a realizzare il nostro pannellino, ok? Quindi proseguiamo così per i giri successivi. Allora, guardate, ho realizzato 11 giri a questo punto e questo è il risultato. Adesso qui, come potete vedere, ho già staccato il filo perché questa parte l'abbiamo terminata, e sarebbe quello che è il davanti della nostra borsa. Adesso dobbiamo puntare da quest'altro lato e proseguire a realizzare una parte un po' più grande, che comprende quello che sarà il fondo della nostra borsa, tutto il dietro, più la pattina che arriverà a questa altezza, in modo che da sotto la pattina si veda questo inserto in legno. Quindi adesso andremo a inserirci da quest'altro lato, mettendo le stesse maglie che vi ho messo da questa parte, lo stesso punto, la stessa cosa, e dovremo realizzare circa una trentina di centimetri di lavorazione. Approssimativamente ho calcolato che ci vorrebbero una trentina di centimetri. In ogni caso vi farò sapere il numero preciso dei giri appena l'ho terminato. Allora, guardate, ho realizzato questa parte qui, come avevamo visto prima, e poi dall'altra parte un pannello molto più lungo, e in totale ho lavorato 35 centimetri di lavorazione all'uncinetto. Dopodiché con il punto, una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, una catenella. Dopodiché sono andata ad inserire qua, ho questa chiusura a forma di goccia, che si posiziona attraverso tre viti, una qua e due qui così. Quindi prima di tutto si svita, si mette una parte sul davanti, una parte sul dietro, e dopodiché si riavvitano le tre vitine. Dall'altra parte, in corrispondenza, dovremmo andare a inserire questo pernino, e lo andiamo a inserire adesso assieme. Quindi la posizione, io lo metto tutto in basso in questo modo, la posizione è questa. Adesso verifichiamo che sia centrato, sì. Quindi vado a inserirlo, vedete che ha queste alette, quindi semplicemente vado a inserirle nella lavorazione in questo modo. Adesso lo andiamo a prendere sul dietro, vedete che le alette sbucano qua, sono queste due. Vado a prendere questa piccola reticella che c'è assieme nella confezione della chiusura in questo modo, e semplicemente vado
ad allargare le alette verso l'esterno, in modo da bloccarle. No, le piego verso l'interno in questo modo, una, e poi vado a piegare anche l'altra facendo pressione. Voilà, vedete che l'ho chiusa in questo modo e adesso ho la chiusura posizionata da fuori, che se andiamo a montarla con l'altro pezzo vedete che otteniamo la nostra chiusura in questo modo, ok? Quindi la pattina con la chiusura. Sono andata ad inserirla subito in questo punto della lavorazione e non più tardi, per il semplice motivo che la chiusura mi serve a delineare la base, quella che sarà la base della nostra borsa. Quindi nel mio caso io avevo inserito dei marca punti che delineavano appunto questa base qui, che è quella che sarà la base della nostra borsa e dal quale partiranno i nostri laterali. Quindi una volta che avete inserito la chiusura, provate anche voi a piegare la vostra borsa e a fare in modo di delineare quella che sarà appunto la base della vostra borsa e la contrassegnate con qualcosa. Ok, io nel mio caso vedete che qui ho messo un segno punto e ho contato che sono 13 punti. Quindi adesso la apriamo nuovamente e dovremo andare a prendere il filo per inserirci adesso a lavorare quello che sarà appunto il nostro laterale. Io non ho irrigidito la borsa con la rete, andrò poi a foderarla dopo, ma non la irrigidirò con la rete perché non mi sembra il caso, altrimenti potete benissimo qui andarci a cucire un pannello di rete se volete renderla più rigida di quanto già non sia, ma secondo me è già un pannello veramente molto rigido che non elasticizza in nessun modo e io non penso proprio che andrò a irrigidirla ulteriormente. Comunque magari lo vediamo dopo. Adesso iniziamo a fare i laterali. Allora, quindi vedete che io avevo messo qui il mio marcapunti, quindi in realtà vado a inserirmi nel punto dopo e vado a fare una maglia bassa in questo modo, dopodiché vado a fare una maglia bassa per tutti i seguenti punti. I laterali li lavoreremo solo a maglia bassa, quindi non faremo più il punto di prima, ma li faremo solo a maglia bassa, lavorando sempre però con i due filati. Quindi vado a lavorare tutte le maglie così come mi si presentano, dal punto dopo il segnapunto che avevo messo fino ad arrivare qui alla base di legno. Voilà, vedete, in questo modo. Come vi dicevo prima, ho 13 punti. Arrivati a questo punto andremo a fare una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare le maglie sopra queste qui che abbiamo già lavorato. Quindi continueremo a lavorare i nostri 13 punti, come abbiamo detto, sempre a maglia bassa, perché i laterali li faremo solo a maglia bassa, e quindi riparto a lavorare il giro successivo. Arrivati qui sull'ultimo punto, di nuovo facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e proseguiremo a realizzare un altro giro e così via. Fino a quando? Fino ad aver ottenuto, diciamo, l'altezza che va da qui a qui. Tutto questo. Quindi dobbiamo avere un laterale alto
fino ad arrivare qui, dove poi andremo ad attaccarci alla nostra borsa. La stessa cosa poi dall'altro lato, dovremo di nuovo inserirci qui e fare 13 punti dal legno fino al nostro segnapunto e di nuovo fare un pannello alto quanto la base di legno più il pezzo superiore. Ok, quindi i nostri laterali si realizzano in questo modo. Per chi lo desiderasse, si possono inserire i piedini per borsa. Io infatti ho deciso di andarne a inserire 4. Questo va fatto ovviamente prima della fodera. La nostra base è questa parte qui. Decidete dove andarli ad inserire. Dopodiché semplicemente li fate passare in modo che questa parte resti da fuori, vedete così, li fate passare all'interno, qui hanno due alette che vanno semplicemente aperte, in questo modo, e dopodiché andremo poi a nasconderle con la fodera. Quindi se volete piazzare i piedini, questo è il momento. Allora, guardate, come vi dicevo, sono andata a foderare la mia borsa e l'ho foderata in due parti, ovvero una che ricoprisse questa parte proprio perché da qui doveva starmi aderente al legno e la fodera doveva andare a coprire i buchi senza che restasse dell'aria, quindi cioè del vuoto, e quindi sono andata ad attaccare questo pannello separatamente. Dopodiché ho lavorato in un pezzo solo questo qua e poi i laterali in questo modo. Quindi taglio dei pannelli esattamente di misura, vado ad orlarli e poi sono cuciti a mano, ok, alla borsa. Detto questo, come ultimissima cosa non ci resta che andare a unire la nostra borsa attaccando i laterali, uno a questo lato e l'altro a questo qua. Quindi adesso appunto vediamo come andare a unire e ad assemblare la borsa. Per assemblare la borsa con la fodera, vedete che mi sono tenuta leggermente all'interno proprio perché devo adesso con l'uncinetto riuscire a passare ancora in questi punti per andarmi ad unire. Quindi vedete che sono stata un centimetro circa, forse nemmeno, però un pochettino più all'interno, proprio per questo motivo, altrimenti poi dopo non saremmo più riusciti a puntare con l'uncinetto per andare a unire le parti. Ok, quindi questa è di nuovo una cosa molto importante, stare leggermente all'interno. Allora, adesso partiamo e vediamo come unire questo lato qua, che è forse il più semplice. Allora, ci mettiamo in questo modo, prendiamo l'uncinetto, facciamo il nostro cappio, andiamo a inserirci qui al fondo, vado a prendere l'asolina più esterna del mio punto, vedete, vado a prendere anche qui l'asolina, questa invece è la più interna, diciamo le due asoline più vicine, in questo modo, delle due parti, con l'uncinetto qui prendo il filo e vado a chiudere il tutto facendo una maglia bassissima, in questo modo. Voilà. Adesso facciamo in modo che il nodino qui stia all'interno e scompaia, oppure se vi dà fastidio potete anche andare a disfarlo. Io faccio che disfarlo, così siamo sicuri che non ci resti il nodino in rilievo. Voilà. E adesso proseguiamo ad attaccare le due parti. Quindi di nuovo qui vado a prendere l'asolina più esterna del punto, dall'altro lato vado a prendere invece quella più interna in modo che stiano ben vicine, prendo il filo e chiudo tutto facendo una maglia bassissima. Ancora, prendo questa asolina di qui, prendo in corrispondenza di là e chiudo il tutto. Procedo quindi in questo modo per tutto il giro fino ad arrivare in cima, dopodiché andremo a ripetere lo stesso procedimento dall'altra parte andando ad attaccare questi due lati. Sono arrivata in cima, questa è la cucitura che esce fuori, quindi neanche tanto invasiva, non si nota appena. Adesso siamo arrivati qui, quindi andiamo a tagliare il filo
In questo modo riprendiamo, facciamo un nuovo cappio sull'uncinetto e rifacciamo la stessa cosa dall'altra parte, andando ad attaccare l'altro lato. Io partirei sempre dal fondo, poi disferei il nodino, così vedete che anche qui non si vede assolutamente nulla di dove abbiamo iniziato e non ingombra, e saliamo fino ad arrivare appunto qui, ad aver unito interamente questo lato, e poi ripetiamo lo stesso procedimento con l'altra parte. Allora, per realizzare i manici dobbiamo andare a avvolgere il filo tante volte fino a creare una matassa. Allora, io adesso per farla stare nella videocamera la faccio più corta. In realtà dovete fare questo lato, diciamo da qui fino alla metà, che sia 80 centimetri. Ripeto, io lo faccio più corto, altrimenti non riesco a farvi vedere. Dopodiché dobbiamo, vedete, creare un ovale, quindi chiuso, e poi ripassiamo e rifacciamo passare il filo tante volte, sempre di questa lunghezza, vedete, così. Poi di nuovo da questo lato per un bel po' di volte, fino ad aver creato una bella matassa corposa. Allora, guardate, indicativamente ho avvolto 18 volte il filo, quindi ogni blocchetto ha 18 volte il filo passato. Una volta fatto ciò, dovete andare a unire le due estremità, quella di inizio e quella di fine. Le mie le potete vedere qui, io sono andata a cucire le due parti assieme, altrimenti potete anche incollarle, ok? Come vi viene più comodo. Quindi, una volta che avete la vostra matassa fatta in questo modo, dovete prenderla alla metà e inserirla sul pollice, una da una parte e una dall'altra. Vedete, io le ho entrambe, le passate così sull'indice, in questo modo, ok? Quindi adesso ce l'abbiamo sull'indice, e incominciamo ad avvolgere i nostri fili in modo da formare un torciglione. A questo punto lo pieghiamo a metà e vedete che lui si avvolge in automatico su se stesso. Trasferisco tutte e due le parti su un dito solo e vedete che lui si è avvolto in automatico. Posso darci ancora qualche giro per attorcigliarlo meglio, ma appunto questo è il risultato del nostro torciglione e del nostro manico. A questo punto non ci resta che andare a prendere gli anelli moschettoni che abbiamo qui, due anelli moschettoni, uno lo inseriremo qui in questa estremità e l'altro dall'altra parte. Quindi adesso vedete che io allargo bene qui al fondo, vado a prendere il mio anello moschettone e faccio entrare tutti i fili al suo interno. In questo modo, e adesso dall'altro lato vado a fare la stessa cosa, vado a prendere l'altro anello e qui devo fare entrare le due parti, quindi qui è un po' più grosso e devo farle passare tutte. Voilà, ecco che ne ho infilata una, adesso vado a infilare ancora la seconda. Ed ecco fatto, ecco che abbiamo ottenuto il nostro manico a torciglione. Una volta aver attaccato entrambi i laterali, come ultimissima cosa vado a riprendere la pattina e vado a farci due giri di maglia bassa tutto attorno per contornarla, in modo tale da portarla alla lunghezza
che c'è qui dove attacca il legno, perché adesso come potete vedere è un po' più corta, invece facendo questi due giri la portiamo a lunghezza e poi l'allarghiamo anche un briciolino, che così va a coprire i laterali e sborda leggermente fuori, e secondo me sta molto molto meglio. Quindi adesso vi faccio vedere appunto come andare a riprendere e a fare questi due giri. Quindi nuovamente prendiamo il nostro cordino, questi due giri di contorno li ho fatti solo azzurro senza il filo di lamè per richiamare i manici che non hanno appunto il filo. Quindi è un bordo di contorno che funge anche da richiamo. Quindi vado di nuovo a fare il mio cappio e poi vado a inserirmi qui dove abbiamo finito di attaccarci con i laterali e dove inizia la pattina. Ok, quindi con l'uncinetto vado ad inserirmi qui e vado a fare una maglia bassa. Voilà. A questo punto vado a lavorare tutte le maglie basse qui, qui sull'angolo andremo a fare degli aumenti e poi tutto dall'altro lato. Quindi vedete che punto qui e vado a fare una maglia bassa. Punto a fianco e vado a fare una maglia bassa. Per ogni punto vado a fare una maglia bassa. Arrivati qui sull'angolo faccio una maglia bassa, una catenella e di nuovo una maglia bassa nello stesso punto, in modo tale che ci venga un angolo più bello e non smussato, diciamo. Ok, a questo punto cambiamo lato e vado a lavorare le mie maglie basse una per ogni punto fino ad arrivare qui dove c'è la chiusura. Ok, fatto l'ultimo punto andiamo a fare una catenella, voltiamo il lavoro e facciamo un giro di ritorno dove lavoreremo di nuovo tutte le maglie così come si presentano. Una volta arrivati sull'angolo faremo di nuovo un aumento con una catenella in mezzo, quindi una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nello stesso punto, e di nuovo qui faremo un giro di maglia bassa. Ok, quindi come vedete che io ho fatto da questa parte, i giri che facciamo sono due. Ok, e qui vedete appunto lo stacco dove c'è la chiusura che non possiamo, diciamo, coprirla. Ok, proseguiamo in questo modo per l'ultimo giro, dopodiché abbiamo terminato la nostra borsa.